Basta un tempo al Cesena per liberarsi dell'ostacolo Regina e ottenere la prima vittoria in campionato. Alla 13esimo il primo gol bianconero, retropassaggio di Poli, Hubner intercetta e scarica un destro micidiale che trafigge Simoni. Momentaneo pareggio dei calabresi al 16esimo, Bonomi atterra Dionigi in aria, l'arbitro gronda, fischia il penalty che lo stesso Dionigi trasforma. Al 22esimo i bianconeri tornano in vantaggio, cross di Piangerelli, testa di Hubner e il gioco è fatto. Ci prova Marino al 27esimo sul passaggio di Giacchetta, para Fiori. Terzo gol del Cesena al 28esimo, Agostini anticipa Simoni in uscita e depone in rete. Poco o nulla nella ripresa, secondo rivalta con l'aiuto del palo, salva in angolo sul tiro di Trapella. Alla 13esimo cross di Bianchi, testa di Hubner, palla fuori bersaglio. Finisce 3-1, Tardelli è soddisfatto solo a metà. Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto il primo tempo, poi il secondo tempo ci siamo un po' tirati indietro perché paghi di un 3-1 che non va assolutamente bene. Non è una casualità, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona per il bene, soprattutto in fase difensiva e di contenimento, anche se poi magari sul piano della manovra qualcosa mi ha fatto vedere qualcosa di meglio.